è qui il mio dovere, un dovere molto sentito, quello appunto di salutare e ringraziare Massimo Sani, il primo luogo, il direttore del libro e il direttore del Dipartimento della Massimilla, tutti gli intervenuti. Un ringraziamento particolare va ai precedenti direttori della scuola, che Giovanni Greco e Raffaella Perobon, che hanno così ben condotto questa istituzione, speriamo di prendere questo testimone in maniera adeguata, anche se non è del tutto facile, anche perché appunto il passaggio generazionale è molto repentino, quindi purtroppo vengono sostituiti nel giro di un anno tre pilastri della teologia della casa, degli archeologi e Federico II, e appunto prendere, sostituire questi pilastri non è così semplice in un tempo così breve, diciamo. E vorrei appunto poi ringraziare ovviamente oltre a tutti gli intervenuti gli allievi della scuola in particolar modo, e sottolineare, diciamo, i motivi di importanza di questa giornata e in particolare la presenza di Massimo Sani. Il primo l'abbiamo sentito, non è solo un fatto simbolico, ma è già un primo passo verso il riavvicinamento della Federico II a Pompei, che questo è il caso di ricordarlo, oggi si era interrotto dolorosamente alcuni anni fa in seguito alla prematura scomparsa di Stefania da Monoscettola, che qui mi sembra l'occasione giusta per ricordare. E in secondo luogo, appunto, mi pare che la presenza di Massimo Sanna sia anche un fatto simbolico, proprio nel segno di quel rinnovamento generazionale che sta attraversando la teologia italiana da alcuni anni e che sta investendo praticamente in questi mesi anche la Federico II. Massimo è un esponente, diciamo, io, se mi permettete, lo aggrego alla mia generazione, anche se è più giovane di me di diversi anni, la generazione che chiamerei degli allievi più giovani della generazione di chiavi della teologia, diciamo, e che sta cercando appunto di gestire questa successione, non semplice, perché anche i nostri maestri erano, insomma, dei giganti, diciamo. In particolare, appunto, questo passaggio generazionale che stiamo attraversando, appunto, non è del tutto il passaggio di un guado, se vogliamo breve, perché deve avvenire in un tempo brevissimo, però non semplice. E in questo siamo molto confortati dalla vicinanza delle istituzioni, dell'Ateneo, del Dipartimento, di cui la presenza qui dei rappresentanti è una garanzia per noi notevole. Infine, molto brevemente, poi lascio la parola a Massimo, che ovviamente è ciò che ci interessa in questo momento, vorrei sottolineare che appunto l'operato di Massimo Sanna è particolarmente vicino alla sensibilità e alla tradizione degli archeologi della Federico II, perché, diciamo, è il portatore di una visione ampia, per non dire globale, dell'archeologia, in cui si coniuga lo studio della testimonianza storica, artistica, della cultura materiale, con l'approccio al territorio, con l'investimento nei grandi progetti di scavo, con la trasversalità delle ricerche che appunto Massimo ha condotto in un ampio arco cronologico e territoriale, dalla Grecia a varie regioni d'Italia, ricordo, non so, scavo di Campi, di Torre di Saviano, in Puglia, in Calabria, e appunto anche cronologicamente dal Tal del Ferro fino giù all'Equa Romana, insomma. E questo si coniuga molto bene con le ricerche che tutti noi abbiamo portato avanti in tante località, in tanti scali, ricerche territoriali portate avanti in tante regioni dell'Italia, sia centrale che meridionale, anche all'estero, in Siria, in Anatolia, in Giordania e anche in Francia. E quindi è per noi un motivo così di particolare orgoglio lasciare Massimo la parola per inaugurare i corsi della scuola di specializzazione di archeologia, e spero che appunto questo sia un buon augurio, un buon viatico per il percorso che abbiamo.